Poi si va sia all'Athletic Club il ritorno del mercoledì successivo e poi c'è l'Atletico. C'è l'Atletico, ovviamente il big match dell'Atletico al Camp Nou. Ovviamente anche l'Atletico ha le stesse partite, nel senso che anche loro hanno 3-4. Esatto. Ecco, secondo voi sarà determinante lì, cioè quella lì sarà determinante per, diciamo, in questo colle montagna di questo tour della Liga, oppure pensate che insomma che succederà qualcosa prima? Vai Fabio, cominciamo da te. Ma per me non succederà niente prima, perché vedo un Atletico molto attento, vedo un Atletico molto cinico, classico delle squadre di Simeone, classico dell'Atletico Madrid targato solo Simeone. Che dire? Secondo me non succede niente, succede tutto al campo, però io sono molto molto fiducioso, non parlo per scaramanzia, ma sono molto molto fiducioso, perché non vedo una squadra, Max, parliamoci chiaro, è inutile nasconderci dietro un dito, Francesco, a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, è inutile nasconderci dietro un dito, io non vedo una squadra che può battere il Barcellona, cioè non vedo una squadra che può, Barcellona è questo qui, soprattutto che la può mettere sotto, poi il calcio, il pallone è tondo e può succedere di tutto, può succedere nel calcio, che discorso, ma non vedo una squadra, sì, che l'anno scorso già vedevo che era una squadra che poteva tanto rompere le scatole al Barça, quest'anno non vedo nessuna, proprio da c'è sia l'anno che non si vinca, cioè nel calcio è fatto così, ma non vedo una squadra che ha il potenziale, la voglia di ripetersi del Barça, perché io penso che quest'anno si siano guardati negli occhi e abbiano detto: ok, abbiamo scritto la storia, abbiamo fatto cose che nessun altro club in 10 anni ha fatto, nessuno, l'abbiamo fatto noi. Ma adesso cosa ci manca? Ci manca di scrivere la storia ancora, vincere 2 volte la Coppa, vincere 2 volte la Champions League. E quest'anno, secondo me, hanno questo obiettivo, e si vede anche che il campionato ogni tanto abbiamo avuto qualche intoppo che altri anni non avevamo avuto, se no non parlavamo neanche di big match con l'Atletico, perché eravamo a 6-7 punti di già sopra. Quindi io vedo una squadra molto concentrata, una squadra che vuole di vincere, e quindi... Ah, io non mi dà appunto neanche tu. Che discorsi, sono le partite più belle da vederci, quando arriva l'Atletico, quando arriva il Real, quando arriva il Valencia, sono partite storiche, quando arriva il Bilbao, come ora in Copa di Re, che è storia, sono certo. Partite storiche del calcio spagnolo, della Liga, del movimento spagnolo calcistico, però non vedo una squadra che occupo neanche di questo Atletico Madrid, sono sincero. Beh, Francesco? No, non sono d'accordo con Fabio, anche perché se il Barcellona dimostra di essere il Barcellona di questi ultimi periodi, veramente non ce n'è per nessuno, quantomeno nel discorso della Liga. Poi si sa, siamo abituati, non voglio dire che noi siamo un gradino sotto, perché noi non siamo un gradino sotto a nessuno, ci tengo a fare questa premessa. La Liga ci ha abituato anche a delle sorprese, ti ricordi come l'anno scorso noi, dopo il tonfo col Celta Vigo in casa, il tonfo al Classico con il Real, ci davano tutti per spacciati, così dopo la partita della Noeta. Stare a noi, stare attenti a giocare come stiamo facendo, come abbiamo sempre dimostrato di fare anche nei momenti no, cosa che potremo fare anche grazie a questi 2 innesti che all'inizio stagione non ci sono stati, e quindi potranno aiutarci ad ovviare alle difficoltà. Alle difficoltà che si sono presentate, principalmente, vuoi anche un po' per sfortuna, La sfida a Siviglia, la sfida a Vigo, altrimenti, come ha detto Fabio, veramente con l'Atletico Madrid non stavamo parlando di big match, oppure di match chiave decisivo, ma di una partita piena di fascino come le altre, contro un'ottima squadra attenta, che anzi perciò ha vinto a Vigo, perché ha fatto un gioco non consono agli avversari e quindi è andato ad espugnare un campo così difficile. Però comunque non stavamo parlando di squadra che potesse insidiare questo Barça, certo. Hai capito, Max? Questo Barça, e quindi non si decide niente, almeno per questo mese. Ci sono tante altre partite, la Liga si vince a maggio, e questo Barcellona ce la può fare, così come può fare il back to back della Champions. Senti Alberto, comunque, Fabio, vai.
scusami se ti volevo dire una cosa, ma volevo per una volta contraddirti su una cosa che avevi detto prima, perché io la vedo magari un po' diverso, perché sono stato un ultras per anni del Livorno e quindi ora sono con pensione. Pensione perché ormai le leggi italiane sul tipo sono quelle che sono, e quindi è meglio prima di rovinarsi la vita andare in pensione. Bravo. Però detto questo, io sul discorso degli striscioni dei Terry Cross avrei da dire due cose. Ma aspetta, però Fabio, scusami, però ci arriviamo. Aspetta, scusami. Questa qui col pallone d'oro e con invece la questione del Madrid e dell'Atletico ci arriviamo. Scusami allora. No, dico ci arriviamo, quindi finiamo prima di parlare del campo più che altro adesso. Senti, volevo chiedere a Alberto prima di fare lo stacco e di mandare i gol delle due partite. E quanto è più secondo te affascinante Barça Athletic Bilbao o Barça Athletic Madrid? Penso che è più affascinante Barça Athletico Madrid, perché è una squadra che funziona molto meglio dell'Atletico Bilbao, però come dicono sempre, il pallone rotondo non si sa mai. Certo, questo, ma io però volevo chiedere, sì, giustamente è più forte perché è in questo momento ha anche una partita in più, prima, ma affascinante, io volevo come diciamo storia, come per esempio in Argentina come si sente? Aspetta, in Argentina come si sente di più? Cioè, i baschi ci sono, gli argentini? Sì, vabbè, però si sente molto di più Barça Atletico Madrid. Atletico Madrid, perché l'Atletico Madrid è una delle squadre che è molto conosciuta all'estero. Simeone in panchina, quindi. Sì, inoltre. Stavi dicendo, Francesco, scusa? No, io dico che per un fatto di fascino anche io reputo più importante quella con l'Atletico Madrid, ma più che altro anche perché comunque si sfida il centralismo madrileno anche lì, anche se non assolutamente. È assolutamente con Bilbao abbiamo una causa comune che va al di là, con il Bilbao è la sfida indipendentista, come la chiamo io. Assolutamente. No, è giusto anche questo. Allora sentite. Perciò, ragazzi, anche Max a quelli con Real. Vai. No, per me sono al pari perché sono tutte e due uguali, franchisti, tutte e due, fascisti. Sì, e non scordiamoci il ragazzo morto. Sì, del ragazzo gallego ucciso della Coruña. Sì, da questi pezzenti squadristi di tempi che usano coltelli allo stadio. Per tornare ai discorsi di prima, hanno rovinato il tifo nel mondo queste persone, perché finché erano ombrellata, come si dice, Leone, non bellare in testa, una scintolata, cosa vuoi, erano due scazzottate da bar. Ma quando non cominciano a portare queste armi bianche, questi fascisti, ma anche in Italia potrei nominare tantissime squadre che portano queste persone che non vanno allo stadio a vedere la partita, perché se vai a vedere la partita non fai tutto quello, evidentemente. No, certo, assolutamente. Il Frente Atlético è una delle frange ultra più violente della Spagna, non a caso assolutamente destra. Ma poi soprattutto come è stato ucciso, poi buttato, mamma mia, veramente fiume. È vergognoso. Per me tutta Madrid deve bruciare, tutta Madrid. Allora ragazzi, io direi però di andare alla pausa, la pausa musicale, cioè no, scusate, la pausa musicale, cioè andiamo ad ascoltare i gol. Siete sempre tratti da Raku, e quindi ci andiamo a sentire prima la carrellata di gol contro il Granada, quindi anche i tre gol di Leo, e poi i due gol di Munir contro l'Espagnol. Allora io però prima di volevo salutare in diretta Corrado, il nostro grande Corrado Antoniozzi, e anche suo fratello Alessandro, perché loro sono in questo momento a Barcellona, sono partiti oggi da Roma
sono a Barcellona e andranno domenica sera a vedere il match al Camp Nou con l'Athletic Club Bilbao. Corrado, che tutte e due sono due tifosi culé, ma Corrado poi è anche iscritto alla pegna di Bergamo, e sia lui che Alessandro da quest'anno sono anche iscritti alla nostra pegna di Roma. Un grande abbraccio. Poi mi ha promesso Corrado che verrà qui in studio con noi a fare una puntata. Anche se sono timido, però insomma, la timidezza poi quando si parla del Barça, ragazzi, passa, no? Vero, sparisce. Fabio Francesco? Sparisce, come dice Alberto. Allora, dai, andiamo a sentirci antes di dire questi gol, rientriamo poi dopo e cominciamo a parlare del Ballon d'Oro, perché insomma ci sono un po' di cose che abbiamo preparato, avete sentito nella sigla, c'è quei 45 secondi questo spot che ha fatto il Barça e che insomma dice sostanzialmente ti abbiamo accolto, sei venuto qui che avevi 13 anni e oggi sei diventato il più grande giocatore di tutti i tempi. Bene, andiamo a sentire i gol e rientriamo subito dopo. Aleix Vidal per Messi alla dreta, Messi se'n va cap a dins, es desdobla l'Aleix Vidal, continua Messi, bona passada de Messi per Luis Suárez, que la deixa passar entre les seves cames perquè rebi Alba, Messi, la rematada, gol! Gol! Gol, 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 gol. Messi fa una passada a l'esquerra, obre les cames Luisito Suárez perquè rebi Arda, jo crec que és Arda qui rep, Arda. A l'esquerra, i primera assistència del turc a Leo Messi, que entra a l'àrea petita i fa la rematada plaer superant Andrés. Gol del Barça, gol del petitó, gol de Leo Messi, assistència d'Arda Turán, gairebé 8 de la primera, Barça 1, Granada... I l'ha anat arraconant molt bé. Molt bé, ara Sergi Roberto li pren la pilota a Peñaranda, juga amb Neymar, Neymar encara Uche davant Neymar, la passada de Neymar per Luis Suárez a l'interior de l'àrea, Luis Suárez la posa per Messi, la rematada de Messi, gol! Gol, 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 del petitó, un altre del petitó, un altre del petitó, un altre del petitó, gol del Barça, gol de Messi, assistència de Luis Suárez, que ho fa expressament, ho fa expressament Luis Suárez, aquest top subtil, aquesta passada tubeta elegant, semblava que Messi es quedaria sense angle, però ha aconseguit rematar porteria i fer el gol. Gol del Barça, gol del capità avui del Futbol Club Barcelona, gol del millor del món, gol del millor de la història, gol del petitó, gol del que sempre hi és. Barça 2, Granada 0. Ha picat de mans amb Neymar Leo Messi, després ha anat a buscar a l'autor de la passada, Luis Suárez, abraçada també amb l'uruguaià, els tres que s'han trobat, el trident i després la resta de companys, amb Leo Messi que ara tornava cap a camp propi apretant els punys, celebrant aquest segon gol del Barça, el segon també del seu compte particular. Aprofitava també Gerard Piqué el gol de Leo Messi per anar a parlar amb Luis Enrique, comentar alguna cosa, semblava que parlaven de la pressió del Granada i de buscar penjar més pilotes cap als jugadors del davant. Sí, exactament així. Per cert, tuit de Jordi Sánchez, el fil d'esperança culminat amb èxit. Hi ha acord, tindrem govern i estabilitat. Ara pancada valent per guanyar la independència. I això passa quan el Barça, Raúl Llimós, Jordi Costa, companys del Camp Nou, marca el tercer. Efectivament, gol de Messi, hat-trick de Messi al minut 12 de la segona part, passada en profunditat de Sergi Roberto a Neymar. Neymar envia la pilota al pal i aprofita el refús, molt atent, com sempre, amb la canya a punt, Leo Messi, que marca el tercer gol del Barça i el seu tercer gol en aquesta tarda plàcida per l'equip blaugrana, tot i que el Jordi Costa Basté em deia fa una estona que el Barça havia sortit una mica adormit en aquesta segona part, Costa? Sí, els primers 5-7 minuts no m'han agradat gens, amb moltes accions a prop de l'àrea del Barça, i aquest 3-0, Basté, ens deixa tranquils a tots, i en particular a tu, que ara has d'estar per altres coses. Doncs celebrem el tercer gol de Leo Messi a RAC1, com sempre, amb una estrella d'am. Indesinenter, que és el títol del poema de l'Espriu, que va musicar un dia en Raimon i es va convertir en un himne de la lluita antifranquista. Ramon Espadaler,
que va ser el candidat d'Unió Democràtica de Catalunya el passat 26 de setembre. Gol de Neymar. Sembla que guanya la CUP i Neymar publica al Twitter que ha marcat el quart. Efectivament, el brasiler acaba de marcar el quart gol del Barça, una jugada un pèl estranya, perquè Messi l'ha deixat passar pensant-se que estaven fora de joc, ha aprofitat la centrada des de la banda dreta de Dani Alves. Neymar ha controlat la pilota i l'ha picat